amore del presente, di avere accanto, di avere accanto quello che si è sempre desiderato, che non si avrà mai, ma che col quale si conversa ogni giorno. Noi ogni giorno conversiamo con Nausicaa, cioè con qualche cosa, non con una persona, ma con quella cosa vicina e lontana che vorremmo avere, abbiamo e non sappiamo se l'abbiamo. Ecco, è qualcosa che ci sfugge, un fantasma che ci sfugge continuamente e che accarezziamo ogni giorno. La carezza di ogni giorno in questo romanzo è un accarezzare anche non solo il mito di Ulisse, reso anche molto in forma contemporanea attraverso la narrazione di Ferruccio Parazzoli, però al termine di questo romanzo l'autore ci elenca alcuni autori. Questo libro ha diverse citazioni, non virgolettate, ma diversi rimandi a Akhmatova, Baudelaire, William Blake, Jorge Luis Borges, John Donne, Pushkin, Rimbaud, Sallusti, Ungaretti, Paul Éluard, Alda Merini, Pablo Neruda, Virgilio, ecco, sono tutti accomunati in questo mito rivisto e forse anche corretto, giustamente, alla luce dello sguardo di Ferruccio Parazzoli in questo romanzo. Sì, la poesia, ma la poesia come genere, la poesia come sussulto dell'animo, no? Ulisse cosa fa? Quando parla, straparla, grida, invece mescola improvvisamente dei versi, una frase, un'espressione che calza perfettamente con il suo stato d'animo e gli viene da lontano vuol dire da dopo di lui, secoli dopo di lui, perché nel tempo il tempo è distrutto, la poesia non ha tempo, il tempo va e viene, corre per gli spazi, e allora ecco che sono versi appunto di Baudelaire, di Ismet, di Ovidio, di Pushkin, ma nessuno sa, nessuno leggendo il libro. Non sono citazioni, sono appunto dei sussulti dell'animo, dei singhiozzi, no? Dei singhiozzi che vengono da uno spazio, dal tempo. Ferruccio Parazzoli, lei a proposito di poesia, quando parlava della poesia mi è venuto in mente il titolo di un suo precedente libro, 3 o 4 anni fa, Adesso viene la notte. Ecco, è un titolo che questa mattina quando rileggevo il risvolto di copertina ci riporta proprio in questi giorni, no? Di questa poesia, di questa realtà poetica non certamente positiva. Ecco, quanto questo titolo, al di là del romanzo della scrittura che lei ha composto alcuni anni fa per Adesso viene notte, quanto adesso siamo nel profondo della notte, vedendo la nostra realtà intorno. Vi verrebbe quasi da chiedere, come si chiedeva nella Bibbia, sentinella, a che punto è la notte? E forse la risposta è nel titolo del suo libro, che rimanda a un'esperienza cristologica, Adesso viene la notte. Sì, adesso viene la notte, allora era Paolo VI il punto di morte che sembra fossero, anzi sicuramente sono le sue ultime parole, no? dopo l'assassinio di Aldo Moro, e quindi adesso viene la notte. Quale notte? Certo, adesso viene la notte, poi forse verrà l'alba, perché è così nel ciclo cosmico delle cose, no? Forse verrà l'alba, ma attenti, cioè, è ancora il monito di Simone Weil: attenzione, l'attenzione è la più grande forza dell'uomo, l'uomo non deve mai lasciare l'attenzione, di essere attento a che cosa? Attento a tutto,
qualunque cosa che si presenti e sulla quale e con la quale lui deve fare i conti. Ma attenzione, non si può essere distratti, non si può così appunto la distrazione è qualcosa che porta lontano, mi distraggo, esco di strada, vado per i fatti miei, scorrazzo, no. Attenzione, sulla strada ci sono delle cose belle e degli ostacoli, attenzione, questa qui dovrebbe essere, ma non un'attenzione, come dire, di polizia, un'attenzione dell'animo. Ed è un'attenzione che ci porta proprio all'interno della parola, perché noi, stava dicendo poco fa lei, attenzione di pulizia, cioè questa attenzione nel guardarci intorno, però l'attenzione comincia prima a guardarci dentro, questo attendere nel senso proprio della radice della parola, attendere verso qualcosa, verso qualcuno, e questa è una delle particolarità di questa parola, di questo modo di vivere con attenzione. Sì, vivere con attenzione non è facile, non è facile. Però dà il senso della dignità umana. Io sono un uomo, se sono cosciente in ogni momento di dove sono, con chi sono, in che società sono, che cosa avviene attorno a me, che cosa penso io e soprattutto come io non potrò mai cambiare il mondo, ma posso sempre cambiare me stesso. In fondo sono le parole di Papa Francesco, no? La pace sì, viene da fuori, ma viene prima da dentro di noi. Ognuno deve avere in se stesso la pace, ognuno deve avere in se stesso l'attenzione. E allora da questo nasce tutto un sentimento anche di colleganza, di altruismo, perché se sono attento io sono attento a tutto e a tutti, è il prossimo tuo. E non eravamo lontani dal romanzo Nessuno muore, perché quell'uomo chiamato Ulisse, in realtà nessuno, è un uomo che attende sempre, ma la sua un'attesa e un'attenzione molto, molto dotta, non è solamente un'attenzione come noi possiamo pensare in senso cosiddetto moderno. Ferruccio Parazzoli, noi la ringraziamo del tempo dedicato alla nostra trasmissione Il posto delle parole, per averci fatto viaggiare insieme con Ulisse, con il suo ultimo romanzo Nessuno muore, ricordiamo, Il saggiatore. Grazie ancora, Ferruccio Parazzoli. Grazie, arrivederci. Buongiorno.